Salve, di base sono Mauro Simonetti e quanto cazzo è grande il franchise delle Tartarughe Ninja? A parte è nato dai fumetti, che io non sapevo questa cosa. Poi ci sono 800.000 film, cartoni, giocattoli, il cartone storico, i cartoni in 2D e 3D fatti negli anni ancora adesso. Ora infatti c'è il film al cinema, questo e il film su Netflix d'animazione. Poi ci sono i film live action, film con quelli con la gente nei pupazzi, film quelli prodotti da Michael Bay o Chess. Poi videogiochi vecchi, videogiochi di adesso. È uscito Shredder's Revenge recentemente. Mo' deve uscire The Last Ronin, che è uscito il trailer proprio tipo recentissimamente. Un botto di roba. Onestamente non sono mai stato più di tanto fan del franchise delle Tartarughe Ninja, ma questo film potrebbe aver cambiato questa concezione. Così un giorno per caso ho visto che era uscito il trailer di questo film nuovo, di cui avevo sentito zero notizie, infatti è stato proprio un fulmine a ciel sereno per me. Lo vidi e ho detto: ma fammi vedere. E il trailer era molto simpatico, fresco, divertente. L'animazione mi sembrava... No, anzi, non l'animazione mi sembrava. L'animazione era molto molto bella, anche perché era molto Spider-verseggiante, quindi ho detto: capiamo, andiamo un po' a vedere. Poi ecco, l'ho visto a Giffoni in anteprima il mese scorso. In Italia usce tipo il 30 agosto e vi dico che forse è uno dei miei film preferiti dell'anno, no cap, come dicono i giovani. Prima di tutto prodotto da Seth Rogen, che tra le altre cose ha fatto anche The Boys e Invincible, che non molti sanno questa cosa e non lo sapevo neanche io onestamente. Diretto da Jeffrey Rowe, che ha fatto anche I Mitchell contro le macchine, che è un altro film bellissimo d'animazione che vi consiglio di vedere ora su Netflix, subito in questo momento. Poi ci sono un casino di voci conosciute, cioè c'è Jackie Chan, Giancarlo Esposito, Post Malone, John Cena, Seth Rogen stesso, Ice Cube. Le tartarughe invece sono doppiate da ragazzi non conosciuti, però appunto il fatto che siano ragazzini veri è bello, il fatto di sentire anche proprio le voci che cioè, come posso dire, lo stridulio da giovincelli prepubertandi delle loro voci. Poi è bello anche perché ho visto nei contenuti speciali le scene tra i ragazzi le hanno registrate sempre tutti insieme, quindi cioè, si sente che c'è proprio una bella chimica tra di loro e che i botta e risposta sono reali. Magari se uno fa una battutina sottovoce la senti nel film, che è qualcosa che potrebbe nascere solo con quattro persone che più o meno si parlano addosso in quel momento. Appunto, in questo film è molto sottolineato il fatto che Teenage Mutant Ninja Turtle, che è il titolo originale del franchise, il lato teenage, cioè il fatto che loro siano ragazzini fondamentalmente, che è una cosa che non era mai stata più di tanto esplorata finora, ma adesso sì. Quindi appunto il fatto che sono ragazzi che cazzeggiano, che sbagliano, che dicono le cazzate, che parlano tra di loro anche di cose da ragazzi, ecco, infatti una cosa di questo film è, se potete, di vederlo in lingua originale. È un po' difficile, però io credo in voi, perché in italiano ci sono un po' di giochi di parole già ho visto nel trailer che non mi hanno proprio convinto assai. Scusa Splinter, avevano una pazza voglia di pizza? Io ho detto siete pazzi! Sbira! Però ecco, in inglese loro parlano proprio tanto con lo slang zoomer di adesso, cioè tipo dicono Riz nel film, Riz, che infatti io non ho la minima idea di come lo possano tradurre in italiano. Non so, diranno: oh, c'hai... non lo so, scialla, zio. Poi lo stile grafico, come ho detto, è abbastanza simile a Spider-Verse, però in realtà ecco, prende solo il concetto dell'animazione di Spider-Verse, perché vanno in due direzioni diverse. Ecco, se in Spider-Verse è molto... tra l'altro Spider-Verse è uscito in digitale ora, tipo, quindi vedetelo. Ora non avete più scuse per vederlo. Ecco, se Spider-Verse ricerca molto la perfezione, l'inquadratura iperlimata, tanti elementi a schermo ma tutti armonicamente uniti, qui invece nel film delle Tartarughe Ninja si cerca molto lo sporco, la rozzezza. Per esempio le esplosioni sono disegnate a mano, i personaggi hanno queste facce un po' tutte storte. C'è questo mood molto di sketch, molto di disegnini che uno faceva alle medie delle Tartarughe Ninja perché gli piacevano un sacco, e questo è il film tratto da quegli sketch. Cioè c'è proprio la sensazione come di appunto un ragazzino che si sta divertendo nella sua forma proprio più pura, più elementare. Poi ci sono 800.000 riferimenti alla cultura pop, anche un pochino datata, cioè non solo tipo i BTS, Attacco dei Giganti, ma anche roba tipo Missy Elliott, anche meme vecchi che non mi sarei mai aspettato di vedere al cinema, onestamente. Poi le musiche anche molto belle, non solo lo score musicale, ma anche proprio le musiche scelte per il film. Ci sono gli A Tribe Called Quest,
All Dirty Bastard, Dr. Dre, Vanilla Ice, che sono presi paradossalmente un po' dagli anni 80-90, però sono riusciti a mischiarli perfettamente con questa atmosfera e a farli sembrare perfettamente cangianti con tutto. Quindi sì, secondo me questo Tartaruga Ninja, per chi è fissato, per chi è appassionato di animazione, è proprio imperdibile, cioè non si può perdere, è proprio bello, ci sono un sacco di belle idee di regia, di montaggio, di sceneggiatura, ecco, fa ridere, ci sono delle belle battute, ci sono personaggi di cui ti interessa sapere cosa succede, succedono fatti per cui tu dici fammi vedere questo come va a finire, che ormai non è una cosa scontata nei film di oggi. Anzi, quando finisce il film quasi tu dici cazzo, vorrei di più di questa cosa, e infatti ce ne sarà di più, perché usciranno sia una serie d'animazione su Paramount Plus, sia un film sequel, su cui sono mediamente scettico, perché non so mai come vanno avanti queste cose, ma con Spider-Verse sono andati avanti benissimo, quindi spero che questo riesca ad andare avanti, riesca ad andare bene avanti, e vedremo come andranno le cose. Kawabonga ragazzi!